Mauro Mazza torna a Sanremo, questa volta per un premio importante, con il suo libro Il destino del Papa Russo. Sì. Di che cosa parla? È un romanzo, non essendo io un romanziere puro, un romanzo che è radicato, diciamo, ha le premesse nella realtà del futuro, perché il romanzo comincia con la morte di Papa Francesco, ovviamente una cosa che serve ad allungare la vita, no? Come si fa in queste case. Il romanzo comincia immaginando la Chiesa dopo Bergoglio, con la scelta originale di un Papa diverso, un Papa che non è cardinale, che non è dentro il conclave, e quindi una scena molto importante nel racconto è l'emozione di questo vescovo che vive a San Pietroburgo, russo ma cattolico ovviamente, che viene convocato dal conclave senza sapere perché non si può dire ti abbiamo scelto per diventare vescovo di Roma. Però lui ha un ricordo che non dico adesso, che capisce che quella è la chiamata. E nella sua storia personale c'è un passaggio a Fatima che lui riaffiora alla mente e capisce che è la chiamata che non si aspettava. E quindi diventa Papa e compie un tragitto molto forte, molto importante, tanto forte, tanto importante, che chi non vuole bene alla Chiesa, chi la osteggia, chi la combatte, fa di tutto per fermarlo. Oggi è una giornata particolarmente emozionante per lei, non solo per il premio ma anche perché è tornato a Sanremo. Allora, sono tornato a Sanremo, sono qui al Casinò dove per 3 anni, 2010, 11 e 12, da direttore di Rai 1 ho lanciato il festival a gennaio qui con la Clerice, 2 volte con Gianni Morandi. Sono tornato nell'albergo che mi ha ospitato in quei 3 anni, e la signora era dispiaciuta perché la stanza che era per me non era occupata, non ho potuto darmela. Ho fatto 2 passi fino all'Ariston e mia moglie ha fatto il selfie con l'Ariston dietro. Anche è divertente e dolce, perché tra i ricordi più cari che ho dei 3 anni e mezzo di direttore di Rai 1, le 3 edizioni del festival sono tra i ricordi più belli. Nicola Bolaffi, allora, questo premio stupendo, meraviglioso al Casinò di Sanremo con il suo romanzo La sottile armonia degli opposti, di che cosa parla? Sono molto felice di essere qui innanzitutto, perché è un riconoscimento per questo libro che è uscito l'anno scorso, e quindi diciamo che per questo libro è un po' una consacrazione questo premio, e per quanto mi riguarda sono molto contento. È un romanzo un po' particolare, nel senso che è sicuramente un romanzo di formazione, però è una storia di amore, quella tra Otto e Greta, ma tutta la storia però è intervallata anche da una favola che è veramente strettamente connessa al testo, e solo alla fine si capirà come mai il mondo onirico, questo mondo diciamo fiabesco che appare nelle sembianze del numero 8 e della lettera B, è veramente interconnessa alla storia molto anche terrena che capita ai 2 protagonisti, che dovranno superare un sacco di vicissitudini. A chi consiglia di leggerlo? Ma penso che sia un libro adatto dai 16-17 anni in su. Forse prima sono affrontati degli argomenti un po' troppo forti per un ragazzo di prima seconda liceo, però invece ragazzi di quinta liceo, di quarta, so che l'hanno amato, alcuni l'hanno divorato, proprio perché vengono affrontate anche delle tematiche che capitano durante l'adolescenza, nelle quali i ragazzi si ritrovano e forse riescono anche a poterne parlare di queste cose che possono capitare. Si aspettava di vincere la sezione più importante? No, assolutamente, perché no, è totalmente inaspettato, quindi è un bellissimo regalo che mi fa il Casinò di Sanremo e la giuria, quindi no, assolutamente.